macchina in movimento, fa per lasciare i concorrenti veloce lungo la corda. Stogan Savek a largo, ha fatto partenza anche Casanova Bocco, quindi ha contatto il mago Pellini con l'ustico Gini che non consente a Casanova Bocco di apparigliare il battistrada Stogan Savek. Adesso in terza corsa si lancia subito il favorito Chelsea Bocco quando si transita in retta il primo passaggio di fronte alle tribune, con Chelsea Bocco che insiste ai lati di il mago Pellini, due che hanno preso vantaggio al resto del gruppo. È venuto fuori un parziale piuttosto veloce con Chelsea Bocco che alla fine preferisce parcheggiare in scia a il mago Pellini, che era, è stato uno dei vincitori delle batterie di qualificazione in 1:14:02. Si va ad affrontare la seconda piegata, il mago Pellini in vantaggio nei confronti di Chelsea Bocco, in terza posizione Stefan Savek che ha in scia Terminolize, quindi le due posizioni anche in Chris Workload che adesso prova a risalire. Con Chelsea Bocco che adesso esce dalla scia di il mago Pellini per prevenire la risalita di Increased Workload, anticipo riuscito, Chelsea Bocco che adesso si presenta ai lati di il mago Pellini, in corda è sempre Stogan Savek, quindi terzo lungo birilli è Terminolize che ha all'esterno Standout. Questi sono i primi sei, si transita nuovamente di fronte alle tribune il mago Pellini e Chelsea Bocco, la prima pareglia, la seconda è formata da Stogan Savek con allargo Casanova Bocco che ha in scia Increased Workload con all'interno Terminolize. La mossa adesso in terza corsia per Stefan Melander con Increased Workload, prova a portarsi sui primi in testa, c'è sempre Lufti Colghini con il mago Pellini ai fianchi, il favorito Chelsea Bocco, terza corsia per Chris Workload che prova a superare Casanova Bocco, chiuso in corda è Stogan Savek con Chelsea Bocco che insiste, passa in vantaggio, alza maniera bianca adesso il mago Pellini, Chelsea Bocco che è inseguito da Chris Workload, poi dal gruppo prova anche, dovrebbe essere Santiago Wibb, con Chelsea Bocco in vantaggio nei confronti di Chris Workload e di Lissens Holder, numero 10, Chelsea Bocco che all'ingresso in retta di Enrico accelera, si lancia al suo inseguimento Lissens Holder insieme a Ballero, con Lissens Holder che prova ad andare a prendere Chelsea Bocco, Chelsea Bocco che si mantiene in vantaggio, Lissens Holder che può fare solo secondo per il